tutti ragazzi, ciao a tutti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Come vedete, una puntata special di tante avventure, il continuo, forse non mi ricordo se è l'undicesima puntata della seconda stagione. E siamo qua per fare una recensione di un film Disney Pixar che è uscito qualche anno fa, se non sbaglio, che è Inside Out. Sì, se non sbaglio nel 2015. Yes, esatto. Io e Mario l'abbiamo visto, mentre Gabriella no, per cui andremo a fare un po' di pareri così tra di noi e vedremo un pochino la nostra opinione al riguardo. È un film, è un cartone animato davvero molto molto bello, anche perché secondo me è un cartone animato fatto proprio per gli adulti anziché per i bambini. Cioè, i bambini stessi secondo me ne capiscono metà delle cose. È vero. Arco Sosa, che sto facendo, ha preso una clip, la mia professoressa di psicologia, per farci capire delle cose a che fare con le emozioni. Ha preso proprio la scena da YouTube di questo cartone animato. Io le ho detto, sì, l'ho visto da poco, dico di là, perché me lo sono scaricato e mi è piaciuto a me tantissimo, perché è un cartone animato in cui fa capire proprio come si sviluppa il cervello, la mente umana, tutta una serie di emozioni, di ricordi, sogni, ma fatto in un modo ovviamente fantastico, però che può sembrare un pochino reale allo stesso tempo. E quindi, non lo so, io ho fatto un anteprima, vai Mario. Allora, io ho visto il film Inside Out il giorno in cui è morto mio nonno paterno. In DVD l'hai visto? In DVD, comprai DVD. Io ho avuto diciamo il compito della mia psicoterapeuta di guardare questo film. La figura centrale di questo film è il ruolo di tristezza. Certo. Il ruolo di tristezza è la tristezza che noi tendiamo spesso a rifiutare. Mm-hmm. Perché l'essere umano per natura vuole sempre essere allegro, vivante, sì, felice. L'essere umano rifiuta la tristezza, la rifiuta. Ma la tristezza in realtà nella nostra vita gioca un ruolo centrale, perché senza la tristezza noi non potremmo mai richiamare la felicità, la gioia. E infatti questo l'abbiamo detto anche noi a lezione, questa cosa, io appunto l'ho detto perché è così, cioè perché poi vabbè, diciamo anche la trama, così diciamo un po' lo capite, ma penso che lo sappiate tutti. Alla bambina come si chiamava, non ricordo. Non mi ricordo. Che l'ho visto una volta sola io ancora. Tracy, Daisy. Forse Daisy. Forse Aiden, non mi avevi detto Aiden. Può essere. Comunque, praticamente è la storia di questa bambina che si trasferisce con i genitori da un altro posto, un altro quartiere, zona, San Francisco, un'altra città. Cambia rotta totalmente e si vede, innanzitutto, tutta una serie di percorsi quando lei nasce, quindi all'inizio c'è solo gioia e la clip iniziale è questa, no? Che dice, ah, sono qui finalmente solo io e lei, no? Quindi la gioia, la bambina è felice, poi inizia a piangere, appare tristezza, man mano appaiono tutte le altre emozioni, perché sono le cinque emozioni di base, così chiamate, che sono la rabbia, la tristezza, la gioia, il disgusto e la paura. In realtà però la mia psicologa ha detto che c'è anche una sesta emozione, io non lo sapevo, che è la sorpresa. Sorpresa, infatti, volevano inserirla come sesta emozione, ma poi non sono riuscito a trovare il contesto ideale per... Effettivamente, sì. E noi vediamo tutta una serie di una crescita, no? Uno sviluppo di questa bambina, da quando nasce, bambina, quando diventa ragazzina, quindi che cambia scuola, cambia casa, che non si adatta, quindi a seconda delle situazioni lei o è triste o è felice, perché giustamente nel suo cervello ci sono questi elementi qui che a seconda della situazione escono fuori le nostre emozioni, no? Come diceva Mario, la base poi della trama e col succo del cartone animato, che nonostante che ci sia gioia, che in tutti i modi cerca di risolvere le cose, alla fine tutto è basato sulla tristezza, perché quando noi siamo tristi ci ricordiamo di quando eravamo felici, in realtà. Quando siamo tristi ci ricordiamo di quando eravamo felici e riusciamo a risalire alla felicità. Ma questo qua succede soltanto se hai accanto delle persone che ti aiutano a risalire alla felicità. Certo. Riley, si chiama Riley. Ah, ecco, dai, sì. Sbaglia un calcio di rigore che è l'hockey sul ghiaccio, sì. Un tiro, diciamo, libero dell'hockey sul ghiaccio, la sua squadra perde una finale. Allora Riley è triste perché giustamente la sua squadra perde una finale. La tristezza che ha la ragazza richiama le sue amiche, le sue compagne di squadra per poterla rincuorare, no? Esatto. Poterla rincuorare. E quel ricordo diventa improvvisamente gioioso, ma in realtà non è gioioso, in realtà Riley aveva perso una finale. Certo, la cosa bella poi anche nella sua testa
è che ci sono delle varie isole. C'è l'isola del tipo del Buffolandia, quella tutta buia, della stupidità. Sì, l'isola della stupidità. Quella dei giochi, quindi quello dell'hockey che per lei è importante, quello della famiglia, quello dell'amicizia. Nel corso della sua testa succede praticamente un manicomio, perché gioia e tristezza escono fuori, diciamo, dalla centrale dove si gestisce tutto, e vanno ad essere catapultate praticamente nel mondo dei sogni. C'è Hollywood, è bello, questa cosa che loro sono dei vermicelli, là che ne sono, e poi si mettono delle maschere e si trasformano a seconda il pensiero, l'immagine che viene proiettata nella testa, no? E quindi scaturano incubi e camurie, oppure loro vanno alla ricerca di questa per poter rientrare nuovamente nella loro centrale. Quindi fanno un giro assurdo, incontrano anche l'amico immaginario della bambina. Bene, sì. Che è un coso strano tra un elefante, molto divertente e molto significativo, perché poi alla fine scompare nel nulla, non riesce a salvarsi e proprio si disintegra questo ricordo dell'amico di infanzia immaginario. Lui dice: ah, non ho più bisogno di me, di qui, di là. Comunque, ragazzi, lo dovete vedere, perché detto così sembra una cretinata, però è bello, secondo me. Una cosa da dire è proprio la contrapposizione tra gioia e tristezza. Mm-hmm. Questa contrapposizione che nasce e che porta alla depressione. Perché porta alla depressione? Certo. Porta all'alienazione, porta alla distruzione del mondo che c'è nella propria testa, di tutte le isole, di tutte le cose, perché poi all'improvviso tutto, quando c'è questa contrapposizione, quando c'è questo bisogno di essere forti, in realtà forte non lo sei, si distrugge tutto un mondo interno. Là rischia di diventare una persona disonesta, di non provare più emozioni. Esatto, tende poi apatia, si prende il biglietto e se ne vuole andare di nuovo a casa sua, quella di prima. Ruba la carta di credito della mamma, fino a quando finalmente Gioia capisce il ruolo di tristezza e permette a tristezza. Perché sarà scaturita da un'idea della rabbia. Sì. Ricordiamo che era una lampadina che rabbia aveva messo apposta. Tristezza deve toccare quella cosa per permettere a Riley di ammettere di essere triste. Una malinconia, sì. Una malinconia. Poi certo Riley viene anche aiutata, perché Riley, una volta che torna a casa, scopre che i genitori appoggiano questo suo stato d'animo. Esatto, questo è molto importante per lei, per la storia. E la storia si conclude bene. Poi, quelle isole che lei aveva prima erano state demolite e non ci sono state più, però a posto di quelle se ne sono state create altre, perché cos'erano ste isole in realtà? Erano degli ideali, no? Sono gli ideali che ogni persona ha, che in qualche modo alimenta o porta avanti, a seconda di quello che ti capita. Poi lei, man mano, vediamo che la famiglia, l'isola della famiglia si arricchisce, quella delle amicizie anche, e poi se ne creano altre, perché è così, più cresci più vai avanti, e più ti crei altre cose, altri ideali, altre isole tue belle. E la cosa bella poi il finale, che dice: vabbè, lei ha solo 12 anni, cosa può succedere? Quindi invece in realtà succede un manicomio, perché poi inizia con l'adolescenza, lei diventa adulta. Che cosa può essere succedere? Come può succedere di peggio, nel senso? Tanto, perché come nel DVD ci sono anche, diciamo, i contenuti speciali dove c'è lei che esce col primo amore. Ah sì, sì, bellissimo, esatto. Questo non ce l'ho, io l'ho scaricato. E comunque è molto bello per capire veramente come funziona, secondo me, la mente umana, come funzionano le nostre emozioni. E noi siamo persone, siamo umani, siamo fatti di emozioni. È un po' come quando è capitato, insomma, mi capita in momenti difficili, soprattutto nel 2017, che non è stato un anno facile, allora veniva la mia ragazza e mi saltava addosso, e il momento triste diventa un momento felice. Certo. E c'è la triste, la felicità che pigia sul e fa. Felicità, forse pigia la po' letteralmente a volte. Pigia. E scoppia tutto. Invece volevo sentire il parere anche della mia piccola qui presente. Secondo te, visto che tu comunque non l'hai visto, dei nostri pareri, cosa ne pensi? Guarda, da premettere che io preferisco qualcosa, fra virgolette, di un po' più allegro, non così complicato. Però non mi sta venendo bene il termine, diciamo che parlando di questo insieme di emozioni potrebbe essere un po' istruttivo, fra virgolette. È di sicuro istruttivo. Guarda, io dico una cosa, è molto meno pesante di tanti altri film d'animazione dove muoiono mamma, papà, zia, cugina. Sì, infatti. Allora, io non l'ho visto, però ho letto su Wikipedia la trama di Up, quello del 2010. Mm-hmm.
E c'è di piangere praticamente. Io appena l'ho letta mi sono messa a piangere, quindi è sconsigliato. Bisogna portarsi la corda. Vabbè, però vi dico, non è così. Non è così, perché secondo me devi guardarlo prima. Io app non mi sono messa a piangere proprio. Non è un film che ti fa venire di piangere, c'è solo quella scena che è tipo. Sì, malinconia. Sì, ma che quanto ho capito, perdono il bambino, gli muore la moglie. Sì, ma quello succede nel passato ed è all'inizio del film, tipo meno di un minuto. Il bambino è rompipalle perché sembra presso a sto nanno. Alla fine la storia si conclude benissimo, come si conclude bene in Inside Out. Prima bisogna guardare, secondo me, un film, ragazzi. Non bisogna. Cioè, come tu un libro che lo giudichi dalla copertina. Giudichi dalla copertina. Secondo me. Per Frozen, che è quella gli vuole la mamma e papà nel giro. L'ho visto anche Frozen. Io anche l'ho visto Frozen. Non succede niente, cioè sono proprio brevi momenti che il bambino manco gli sta fregando niente. Io quando ero piccola, quando la madre dei bambini muore, io manco me ne ero accorta. Cioè, in realtà è più si fissa più l'adulto che il bambino. Noi, ma siamo noi adulti, come sempre. Siamo noi adulti, il problema è vero, secondo me, è così. Ogni giorno di cattivi animali, tra l'altro, scaccia pensieri tipo SpongeBob, no? Beh, non succede mai niente. Niente di significativo, vabbè, questi sono proprio fatti apposta per liberare la mente. Ok, ragazzi. Allora, vi salutiamo qui. Spero che questo video special vi sia piaciuto. Commentate qui sotto se vi è piaciuta questa puntata, se avete visto questo film. Ovviamente vi ho portato qua i miei ragazzi, che penso che cioè, a me mi sono mancati, e fare qualche video con loro. E ragazzi, siete gentili, amate tanto e non fate niente che io non farei. Un bacione del cuore. Ciao a tutti, ciao, buona domenica! Buona domenica!